Salve, io mi chiamo Gabri Costa, mi fa piacere che mi seguite sempre in ogni video recensione. In Mortal Kombat X ho deciso di farvi vedere una sorpresa speciale, voglio farvi vedere tutti i bozzetti. Cominciamo dai personaggi di Mortal Kombat X. Prima vi devo dire la descrizione di ogni personaggio e poi farò schermo intero per farvi vedere i bozzetti. Cominciamo da questa splendida ragazza dai capelli biondi, Cassie Cage, figlia di Johnny e Sonia. Ricordatevi di premere L2 e R2 per scorrere la descrizione, poi premete quadrato e schermo intero. Ok, non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito. Cassie Cage. Disegnando Cassie, dovevamo trovare un equilibrio tra le influenze dei suoi genitori, Johnny e Sonia. Ce l'ha con uno dei due? Quali effetti alla sua educazione, sul suo aspetto e il suo stile attuale. Esplorando questi aspetti abbiamo provato molti approcci diversi su come poterli comunicare, tra cui la presenza di protesi cibernetiche. La nostra soluzione è stata l'elegante e funzionale divisa da combattimento delle forze speciali, chiaramente influenzata dalla carriera militare della madre, ma anche in grado di mettere in mostra il suo atteggiamento impavido e sfrontato. Per il suo aspetto alternativo, volevamo rendere omaggio all'abbigliamento del passato di papà, polsiere, tenute da allenamento, marchi personali e uno schema di colori simili al suo. Cassie si sforza di uscire dall'ombra dei genitori, cercando di definire se stessa. Unendo questi elementi abbiamo potuto presentarla con un suo stile tutto suo. Guardatela, ha sempre quell'iPad fra le sue orecchie, poi ha queste piastrine legate al collo, poi guardate quante immagini di Cassie. Si diverte a combattere come suo padre e come sua madre. Ha dei bellissimi pantaloni con il suo nome, Cassie, però quel costume lì mi fa pensare alla resistenza. Ha sempre quella gomma da masticare, spara con le sue pistole, è molto forte. Belli sono questi colori blu e bianco. Ok, andiamo oltre, ragazzi. Adesso vi spiegherò un altro bozzetto di un personaggio. Vi parlerò di questa regina degli insetti, Dvorah. In quanto nuova razza nell'universo di Mortal Kombat, il concetto di Dvorah richiedeva un notevole studio sulla fisiologia e una valutazione di come poter rendere il più letale possibile un nido vivente di insetti. La facciata raffinata e diplomatica di Dvorah cela una natura egoistica e crudele. Per sostenere la sua personalità, abbiamo cercato un aspetto che non fosse apertamente grottesco, ma che permettesse capacità d'attacco nascoste, come le chele occultate sulla schiena e gli ovopositori spinosi. Lo schema di colori nero e giallo è stato scelto per segnalarne l'atteggiamento infido e pericoloso. Come consigliere dell'imperatore del regno esterno e unico membro della sua razza, i Kaitin, a conquistare una simile posizione, Dvorah emerge come unica tra i suoi simili. Un cappuccio e un mantello sono stati aggiunti per comuni carne e la nobiltà, ma anche per nascondere il suo aspetto esteriore. Guardatela com'è pericolosa. Ecco perché la chiamano Dvorah, perché divora tutti. Ma vederla così coi colori nero e giallo non vi fa pensare a Black Arachnia di Biocombat? Però avete visto, guardate, è come un'ape, sembra un'ape regina. Ma non smette mai con il suo mantello. Poi avete visto le sue zampe di ragno, sono le più pericolose. Queste sono tutte larve, molto spregevoli, a me non piacciono. Poi c'è anche il rinoceronte Vespa. Adesso passiamo al ninja delle anime, Ermac. La prigione vivente di Shao Kahn. Ermac rappresenta ciò che rimane
in Mortal Kombat X dell'eredità del suo signore. La forma del costrutto non ha resistito bene al passare del tempo. Volevamo mostrare segni di decadimento, di un controllo indebolito sulle anime che contiene. Ermac è un'entità nobile che ha giurato fedeltà all'imperatore del regno esterno, servendolo come consigliere. Il costume corrente di Ermac è stato disegnato per mettere in evidenza un'autorità imperiale, richiamando la sua apparizione in Mortal Kombat Deception, con lo schema che aveva sul petto in quel gioco, ora imbullonato al torace, per tenere insieme il costrutto. Per la sua apparizione al torneo, volevamo creare un Ermac più crudo, un mostro affamato, costantemente alla ricerca di sostentamento. Ermac ha molte anime, quindi vi annienterà. Tutte le volte dice sempre: noi siamo tanti e tu sei solo. Ma guardate quanti bozzetti. Non l'abbiamo mai visto il suo volto. Sempre vestito di rosso. E poi sa volare con tutte quelle anime che ha nel suo corpo. Diventa anche un faraone, lo sapevate? È da Ultimate Mortal Kombat 3 che c'è Ermac. Mi sembra che abbiamo finito. Io vi saluto. Vi aspetto nella seconda parte con i bozzetti dei personaggi di Mortal Kombat X, ma ora mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, altri video vi aspettano.